Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando dell'arresto di un presunto pedofilo. L'uomo di 37 anni è ritenuto responsabile di due gravi episodi che sono avvenuti addirittura fuori da una scuola. Il servizio. Attenzione, buongiorno. Questo è un annuncio di massima importanza. Ieri hanno rapito un bambino mentre andava a scuola. Era lo scorso febbraio quando questo messaggio audio si diffuse nelle chat WhatsApp degli aretini, destando un grande allarme. Raccontava di un bambino avvicinato da un uomo e portato via. Mi raccomando la massima attenzione, divulgate il più possibile questa notizia. Adesso, a distanza di mesi, la polizia di Stato ha arrestato un presunto pedofilo, un 37enne straniero accusato di violenza sessuale e aggravata commessa nei confronti di due minori. Gli episodi risalgono alla mattina del 9 febbraio 2024. L'uomo prima avrebbe baciato sulla guancia un bambino di 10 anni, poi avrebbe sottratto un altro piccolo di 6 anni alla madre e dopo averlo portato in un luogo appartato lo avrebbe molestato. Quel giorno alla sala operativa della questura arrivarono due segnalazioni distinte. Ma quando la polizia arrivò sul posto, l'uomo si era già dileguato. Da lì le indagini che hanno rilevato come il 37enne avesse eluso la sorveglianza dei genitori dei bambini per molestarli. Acquisite le testimonianze dei genitori dei piccoli, è stato ricostruito, grazie ai filmati ripresi dagli impianti di videosorveglianza, il percorso fatto dal 37enne. L'osservazione in borghese nei pressi dell'istituto scolastico cittadino interessato e di altre scuole ha poi fatto il resto, consentendo di risalire l'identità del presunto pedofilo. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Sollicciano, a suo carico gravi indizi di colpevolezza acquisiti. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata messa anche in considerazione del pericolo di reiterazione del reato. Incidente questa mattina in Pescaiola, poco prima delle 12, un pedone è stato investito all'incrocio tra via Alessandro Dal Borro e via della Faggiola, una donna travolta appunto da un'auto. Sul posto i sanitari del 118, un'ambulanza della Croce Bianca, presenti anche gli agenti della polizia municipale. La donna è stata accompagnata in ospedale. Torniamo a parlare anche di quanto sta accadendo ormai da settimane nei giardini del Porcinai ad Arezzo, nelle scorse ore. Un'altra rissa. In 20 giovanissimi questa volta si sarebbero affrontati ai giardini del Porcinai, due fazioni che si sono prese a pugni, spintoni e colpi di seggiola per poi scomparire all'arrivo delle forze dell'ordine. L'ennesima rissa che si è consumata a pochi passi dalla stazione di Arezzo, sempre più spesso teatro di episodi di violenza e degrado, risse, spaccio, accoltellamenti ed addirittura un tentato omicidio. Una situazione insostenibile per residenti e commercianti che per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si erano presentati in Piazza della Libertà in occasione del Consiglio Comunale ed era stato proprio il primo cittadino Alessandro Ghinelli nell'occasione ad annunciare le azioni che saranno messe in campo in attesa del cantiere per la riqualificazione della zona che prenderà avvio il prossimo giugno. Dunque, più illuminazione e polizia privata, le risposte immediate che l'amministrazione metterà in campo. Baffetti sul volto di Giorgia Meloni, una scritta Viva l'Italia antifascista, così un manifesto elettorale ad Arezzo è stato imbrattato, si tratta di quello lungo viale Don Minzoni. A denunciare quanto accaduto è il segretario aretino di Fratelli d'Italia Francesco Lucacci, di quanto successo sono state avvisate le forze dell'ordine. Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha sospeso un'attività ORAFA che, per conto terzi, che però aveva la sua sede in un condominio cittadino. I controlli effettuati, si legge dal servizio PISL, hanno evidenziato gravi carenze dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori e hanno portato alla sospensione dell'attività fino a quando non saranno ottemperate le prescrizioni dello stesso organo di vigilanza, ovviamente volte ad eliminare l'esposizione dei rischi sia per i lavoratori che per la popolazione. Il meteo continua a non regalare gioie. Se da ieri siamo tornati ad assaggiare il tepore estivo, ci dobbiamo però preparare a riaprire l'ombrello proprio durante il ponte del 1° di maggio. Oggi e domani dunque bel tempo, le temperature potrebbero arrivare a toccare addirittura i 29 gradi, ma poi, come dicevamo, fino da mercoledì, dicono dal LAMMA, ci sarà un peggioramento meteorologico
associato ad un abbassamento delle temperature che non andranno oltre i 21 gradi. Potrebbero esserci anche dei temporali, in particolare al centro-sud, e il 2 maggio sarà sempre all'insegna comunque del maltempo che ci dovrebbe far compagnia purtroppo fino al 3 di maggio. Sigfrido Ranucci, il volto di Report al Circolo Artistico. L'incontro è stato organizzato dalla libreria Feltrinelli in collaborazione con le ACLI di Arezzo sul tema della letteratura di impegno civile. Tra racconti, aneddoti e retroscena di una carriera in prima linea, Sigfrido Ranucci a dialogo con Matteo Giusti al Circolo Artistico di Arezzo. Il volto di Report ha presentato anche in città il suo libro La Scelta, 324 pagine nelle quali ripercorre il cammino che lo ha condotto sin qui, scegliendo alcune delle inchieste fondamentali di cui svela retroscena, ma anche evocando figure come suo padre e Roberto Morrione, che hanno forgiato in lui la capacità di portare sino in fondo ogni scelta. Il libro nasce proprio da la consapevolezza che non è tanto la qualità di una persona quanto le scelte che fa che cambiano la propria carriera, spesso quelle degli altri, anche le scelte che non fa, che non compie, e poi queste sono anche determinate dalle persone che incontri lungo il percorso. Nel libro pubblicizzo la storia di alcuni personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nel successo delle mie inchieste, personaggi che sembrano usciti da un romanzo, un vagabondo che mi aiuta a realizzare un'inchiesta sul fosforo bianco che denuncerà gli Stati Uniti, il paese più potente al mondo, un tassista che mi aiuta a ritrovare i quadri di Tanzi, una professoressa che mi consegna del materiale audiovisivo sul famoso incontro tra Renzi e Mancini e Ladoville, che mi ha tenuto sulla graticola e sulle cronache per 3 anni. Tuttavia vorrei dire che forse la scelta che ha più condizionato la mia vita è stata fuori dalla mia professione, ed è stata quella che un giorno, quando mio padre stava male, che era colpito da delle metastasi, e si era ammalato improvvisamente per un blocco intestinale, bisognava convincerlo ad operarsi perché si doveva salvare. Io sapevo che non era così, gli ho mentito, la scelta di mentirgli, perché poi è morto immediatamente, è entrato in sala operatoria, è una scelta che ha condizionato la mia vita, insomma, che ancora oggi mi porto dentro. Infine, l'invito ai giovani giornalisti. Il consiglio che gli do, che do loro, è quello di non fermarsi alla tecnologia, perché i mezzi sono uno strumento, poi bisogna riempirli di contenuti, e i contenuti devono essere realizzati, fatti e studiati da un giornalista, quindi devi stare sulla strada, perché le informazioni che trovi sul web sono spesso informazioni che non sono veritiere, vengono privilegiate dal numero di click, cioè dall'interesse che provano, non dal fatto che siano verificate. Il web, lo dico spesso, è una sorta di bibliotecario ubriaco dove tu non sai qual è la notizia vera certificata. Ebrei in camicia rossa, questo è il titolo della mostra che è stata recentemente inaugurata a Monte San Savino nella ex sinagoga. L'ebraismo italiano aderì senza riserve al programma risorgimentale, portando un sostanziale contributo alla lotta per l'indipendenza italiana. Così pure l'opposizione al regime fascista fece parte di un'opposizione politica non perché ebrei, anche se la persecuzione ebraica fascista ci fu, seppure non paragonabile a quella nazista dei campi di sterminio con il relativo olocausto. Ecco fatto. Pronti? Ebrei in camicia rossa, dal risorgimento alla resistenza, è la mostra inaugurata all'ex sinagoga di Monte San Savino. Ed è oggi la prima volta, diciamo, che questa mostra e questa storia si unisce anche con quella che effettivamente è la storia della comunità ebraica italiana, in particolar modo la comunità ebraica di Monte San Savino. Quindi essere qui oggi nella ex sinagoga di Monte San Savino, diciamo, è un onore particolare di cui davvero siamo grati a tutti quelli che l'hanno reso possibile. È quindi una mostra dedicata sì agli ebrei, ma non come questione ebraica, perché per Garibaldi, tra l'altro, non esisteva una questione ebraica, ma come testimonianza della presenza che la minoranza ebraica ha rappresentato nel nostro paese, mettendo in risalto come essa fu un tutto omogeneo con i non ebrei. E Garibaldi ha sempre creduto in questo, anche prima dello Statuto Albertino, che porta all'integrazione de iure e de facto della comunità ebraica che in realtà già esisteva.
un'esposizione a cura dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini e dell'Associazione Savinese Amici di Salomon Fiorentino, un percorso che parte dal Risorgimento italiano per la liberazione dai regimi retrogradi e oppressivi sino alla lotta della resistenza di liberazione, ancora una volta da regimi dittatoriali che opprimevano l'intera Europa. Non si può dimenticare il contributo ebraico alla resistenza, più come italiani che come ebrei, considerando che l'Italia era la loro patria. Mario Iacchia, che qui vediamo in questi quadri, Franco Cesana, Rita Rosani e i nostri conterranei in Arezzo, Eugenio Calò, ucciso a San Polo, Funaro, Sadun e Gottschalk, che sia stata la guerra in montagna o la guerriglia urbana, è una testimonianza di uno sguardo sempre al di là dell'orizzonte di vicende personali. L'ebraismo italiano aderì senza riserve al programma risorgimentale, portando un sostanziale contributo alla lotta per l'indipendenza italiana. Noi a volte ci chiudiamo dentro l'appartenenza a qualcosa, può essere l'appartenenza nazionale, può essere l'appartenenza a una comunità religiosa. Le figure che sono qui raffigurate, gli scritti, ci dimostrano che si va oltre, c'è la possibilità di andare oltre, di condividere con altri un ideale che va oltre appunto l'appartenenza a una comunità religiosa, a una comunità nazionale, e lo dimostrano appunto gli ebrei che sono qui ricordati, che hanno condiviso gli ideali del risorgimento, hanno condiviso il senso del dovere di difesa della patria, hanno condiviso il moto di libertà che poi ha portato alla liberazione del nostro paese. È partito il primo step dei lavori per il restauro della chiesa di San Filippino, la cappella di San Filippino nel centro storico di Castiglione Fiorentino, che è chiusa al pubblico da oltre 50 anni. Un restauro possibile grazie alla determinazione di Rita Morgan Richardson e di suo marito Tim, che diversi anni fa appunto entrarono in questa cappella e ne constatarono le condizioni. Ci fu appunto una vera e propria mobilitazione e adesso, grazie ad amici americani e castiglionesi che li hanno supportati, sono stati raccolti dei fondi necessari proprio per aprire il cantiere e iniziare i primi lavori. E un altro moderno mecenate ha consentito il restauro della Madonna della Cintola, una bellissima robbiana conservata nella chiesa della Collegiata di Foiano della Chiana. Grazie ad un importante intervento di ripulitura e restauro è stata riportata all'antico splendore la Madonna della Cintola, una robbiana conservata nella chiesa della Collegiata a Foiano della Chiana. L'opera risale al 1502. Il restauro è stato finanziato da Fabrizio Moretti, mercante d'arte legato a Foiano perché paese d'origine del padre. La bellezza di quest'opera di Andrea della Robbia è che adesso noi l'abbiamo riportata nella stessa maniera di come quando è uscita dalla bottega di Andrea della Robbia. Questo è un evento rarissimo in arte antica e succede solamente con i della Robbia. Quindi noi oggi vediamo questa ceramica invetriata, come la chiamava Vasari, identica a quando uscì dalla bottega. Lo stato di conservazione era pessimo perché era pieno di fumo di candele, c'erano un sacco di polvere sopra tutta la superficie. In più il fatto di essere movimentata l'opera aveva subito dei danni strutturali, in primo luogo la cintola, perché questa è la Madonna della Cintola e come vedete la cintola non c'è. Anche la cintola doveva essere in terracotta invetriata, bianca, e durante la movimentazione sicuramente si è rotta in tanti pezzi, così come molte parti, diciamo lunghi bordi delle formelle. Abbiamo pulito e rimosso tutte le stuccature che erano fuori luogo, quindi debordanti e anche fuori misura, mal eseguite, e abbiamo rimontellato le parti seguendo l'originale. E poi abbiamo ritoccato con colori reversibili, ovviamente acquarelle, colori a vernice, le parti ricostruite in stucco, e con una vernice molto lucida, con il sistema della selezione cromatica, in modo che da vicino si possa riconoscere il nostro intervento, mentre da lontano rimane praticamente quasi nullo. Un'opera a cui la comunità di Foiano è particolarmente legata.
La cintola era proprio la Vergine che attraverso questa cintola tirava in paradiso tutti i fedeli che si rivolgevano a lei chiedendogli un aiuto. E quindi i foianesi non volevano rinunciare a questa possibilità di andare in paradiso. A Moretti sono state poi consegnate nel corso della cerimonia le chiavi della città. La chiave della nostra città, e a me piace in maniera particolare, ma che se poi vorrai potrà essere anche un inizio di qualche altro riconoscimento, perché te lo meriti davvero, perché ci ha dato lustro, perché hai dimostrato come il babbo di essere una persona speciale. Grazie davvero. E adesso siamo allo sport. L'Arezzo dunque ha vinto contro il Sestri Levante, ha chiuso la stagione all'ottavo posto in classifica con 53 punti e è già uscito il calendario dei play-off. L'Arezzo affronterà nel primo turno fuori casa la Juve Next Gen martedì prossimo 7 maggio alle 20:30, ma sentiamo appunto mister Indiani al termine dell'incontro con il Sestri Levante. Ma io credo che la cosa bella, importante sia 53 punti ottavo posto, credo sia tanta roba, davvero. È un'ulteriore dimostrazione che il gruppo era molto bello, ecco, un gruppo che ha seguito sempre, ha dato sempre tutto e credo sia il giusto premio la classifica finale che testimonia che abbiamo fatto. Però ecco, dicevo di Pescara, io abbiamo perso due volte non credendo in meritarla, lo stesso discorso è con la Juventus, specie l'ultima qua, è chiaro, mancava Seulo, Nonge, ci saranno così sicuramente, è chiaro, vai a affrontare una squadra a livello tecnico stra superiore alla categoria, però evidentemente se sono arrivati un punto sopra noi, e con quel rammario della partita va che ridio sempre, il gol di Guccia in 92esimo da un metro era 1-1, noi un punto più, loro due meno, giocavamo in casa di Pontedera, mi sembra, insomma, vabbè, però se manco da nulla abbiamo perso tutte e due le volte e andiamo a vedere se nella partita secca ce la facciamo a vincere da loro. Sarà difficile, è chiaro, è stradifficile, però ci proviamo sicuramente. Portano a casa un pareggio le ragazze invece dell'Arezzo Calcio Femminile a Roma e chiudono la partita con una giocatrice in meno. È finita 2-2 la sfida tra l'Arezzo Roma e l'Arezzo Calcio Femminile allo stadio Raimondo Vianello, valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B. Dopo 44 secondi, errore in disimpegno della difesa di casa e Carcassi è la più lesta nel trovare un sinistro, una traiettoria a giro con De Bona fuori dai pali. Al 38esimo il gol del pareggio dell'Arezzo Roma, Nagni dentro l'area di rigore, Amaranto spedisce la palla sul braccio di Imprezzabile, rigore per le padrone di casa, dal dischetto si presenta la stessa capitana che spiazza Nardi con il suo sinistro. Nel secondo tempo, doppio cambio tra le Amaranto, entrano Bergrossa e Rossi per Carcassi e Gnisci. Al 49esimo però Imprezzabile blocca la ripartenza della RAS Roma a metà campo e per l'arbitro è fallo da ammonizione. Secondo giallo, le Amaranto restano in 10. Al 75esimo gol della RAS Roma, palla persa nella tre quarti avversaria da Tumi e velocissima verticalizzazione delle padrone di casa per trovare in profondità Montesi, bravissima appena fuori dall'area ed infine un pallone chirurgico 2-1. All'84esimo cross dalla destra di Diaz che trova lo stacco prepotente di testa di Rossi in mezzo all'aria, gol del pareggio delle Amaranto. Termina così 2-2, una scoppiettante partita tra le due squadre divise ancora da 3 punti. L'appuntamento adesso è per mercoledì 1 maggio tra le mura dello stadio comunale Città di Arezzo per il turno infrasettimanale con il Pavia Academy. Per come si è messa la gara è un punto guadagnato probabilmente, perché giocare un tempo con un uomo in meno è sempre difficile, soprattutto in un campo tosto come questo di Roma e contro anche una bella squadra, quindi sicuramente sul secondo tempo ti dico un punto da guadagnato. Partendo dal primo o comunque dalla partita in complessivo ti dico che sono due punti persi perché comunque abbiamo giocato la peggior partita da quando sono ad allenare questa squadra. O almeno io chiedo di giocare a calcio e quindi giocare palla a terra, cercare le verticalizzazioni, cercare la profondità, cercare l'ampiezza, cosa che oggi purtroppo abbiamo fatto solo, credo io, i primi 30 minuti o comunque a sprazzi.
Nel secondo tempo è stata tutta un'altra partita, perché dopo 4 minuti con un uomo in meno dovevamo giocare diversamente e le ragazze poi ci sono riuscite a pareggiarla, ecco. Tanto mercoledì abbiamo proprio lo scontro diretto contro il Pavia e dovremo recuperare energia per portare a casa questi 3 punti, perché ci servono innanzitutto per la salvezza e poi per il morale della squadra, perché è giusto anche cominciare a fare 3 punti e portare a casa 3 punti che valgano come una vittoria, insomma. E le altre partite cercherò sempre di continuare con il gioco e di avere coraggio per non fargli e levargli quella paura che comunque avevano prima. Parliamo ancora di calcio, ma questa volta di calcio giovanile. I Pulcini del Vicio Maggio portano a casa una bella vittoria dal torneo Mirabilandia. Niccolo Brilli, Vittorio Tigli, Martin Frumiento, Jacopo Feri, Matteo Nardi, Vittorio Ruggi, Federico Fabianelli e Samuel Dervisci. Sono loro i piccoli eroi di un fine settimana di sport e condivisione che si è tenuto a Cesenatico, la finale, sabato 27 aprile. Si è trattato del 7° torneo Mirabilandia Festival, dove erano presenti ben 144 squadre da tutta Italia. I ragazzi del centro sportivo Vitiano Primi Calci 2016 si sono distinti vincendo ben 6 partite su 6, alzando quindi il trofeo al cielo con 18 punti e sorpassando lo Zola Calcio vincitore del torneo 2023. Arrivati a Cesenatico al loro primo torneo nazionale, hanno quindi riportato a casa la vittoria, ma soprattutto grandi emozioni ed esperienza. Un grazie speciale ai loro mister Carlo De Palma, Claudio Brilli e Matteo Brilli. Ed infine parliamo di ginnastica ritmica. La Petrarca ai vertici del campionato nazionale allieve di ritmica. 2 squadre della società aretina sono scese in pedana con ottimi risultati nella finale tricolore di Napoli al termine di un'entusiasmante stagione, dove erano riuscite a imporsi a livello regionale e interregionale, meritando così l'accesso all'ultimo e decisivo appuntamento per il conferimento del titolo italiano nella prestigiosa categoria Gold. La migliore prova ha portato la firma della più esperta formazione delle allieve 1, composta da Caterina Falomi, Linda Fiorucci, Adele Tani con riserva Viola Pasqui, che si sono appunto susseguite negli esercizi al collettivo con i cerchi, nella coppia con cerchio e palla, nell'individuale con le clavette, ottenendo l'8° posto nella prova di qualificazione tra 24 squadre di tutta l'Italia e centrando appunto l'obiettivo della finalissima. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio come ogni lunedì ad una puntata di Fattore D, le storie di donne che raccontiamo in collaborazione con il Centro Antiviolenza Pronto Donna di Arezzo. Questa sera vi raccontiamo la storia di un'imprenditrice aretina, Maria Rita Franchini. Buona visione.